Ci siamo, non Ci mi siamo, eh? mai Già, sono scappati. tanto, guarda ragazzi, oggi soltanto un video perché abbiamo ascoltato per 4 volte di fila il nuovo album degli Smashing Pumpkins, Agori Mori Mei, che uscirà questo weekend e che chiaramente avremo sia in CD che su vinile. So che già molti di voi non saranno d'accordo con quello che sto per dire, però ognuno è libero di esprimere il proprio pensiero. Il titolo di questo video potrebbe essere, il contenuto è Dov'è che nasce e muore il progressive rock? Che vuol dire questo? Se vai ad ascoltare il nuovo album della band, di Billy Corgan, c'è un aspetto da sottolineare. Innanzitutto il gruppo è micidiale, cioè ragazzi, strumentalmente non gli potete dire assolutamente nulla. Arrangiamenti bellissimi, ritmi che favolosi, ci saranno pochi assoli di chitarra, non fa niente, non è quello che conta in un gruppo, è la potenza, il muro del suono che riescono a creare in un disco di puro rock, progressive e psichedelico. Forse hanno inventato un genere, tanti altri gruppi fanno lo stesso tipo di musica. Lo potete definire come alternative prog psichedelico, un genere che a questo punto bisogna coniare assolutamente, perché il vecchio prog oramai, tranne qualche band che riesce a tirare fuori delle cose eccezionali come Neil Morse, sono gocce in un oceano di pianto, secondo me. Invece, gruppi come gli Opeth e come in questo caso i Smashing Pumpkins riescono a tirar fuori degli album seri, seri che riesci a sentire dalla prima nota fino alla fine, cantati discretamente, perché Billy Corgan non ha la voce di una volta, però pure Ozzy Osbourne c'ha la voce di una volta e poi tira fuori dischi bellissimi. Molto più bello questo disco rispetto a quello precedente, doveva aprire un ciclo di 3 album dedicati al progressive rock, invece no. I Smashing Pumpkins tornano sui propri passi e tirano fuori un disco, ragazzi, veramente, veramente bello. A questo punto un voto 7,5 per la qualità artistica, 7,5 per la qualità audio. Sono tornati gli Smashing Pumpkins con un grandissimo album, secondo me, di alternative psichedelic progressive rock. Dai!